Ciao amici Mr. Gadget, perdonate l'effetto un po' optical della mia camicia, ma io sono qui per presentarvi qualcosa di più rilevante del mio outfit, ovvero Xiaomi Mi Mix 2S. Lo sapete, Xiaomi è arrivata anche in Italia, ha aperto anche un negozio alle porte di Milano nel centro commerciale di Arese e tra i prodotti disponibili sul mercato ci sono questi due primi oggetti, il Redmi Note 5 e anche il nuovo Mi Mix 2S. C'è un messaggio anche del fondatore di Xiaomi, aprendo la scatola, e all'interno della confezione, non badate il caricatore perché in questo caso abbiamo un caricatore inglese ma è solo per la scatola dedicata alle recensioni. In realtà il prodotto poi avrà assolutamente caricatore italiano, e poi guardate, il connettore è USB Type C. Dentro la confezione c'è il telefono, vediamo se riesco a toglierlo senza dover spaccare in quattro la confezione, poi il telefono lo guardiamo successivamente. Sotto il telefono, tra gli oggetti che trovate, c'è una cover in materiale plastico però molto morbido, molto gradevole al tatto, e anche un connettore che dal cavo, dall'attacco USB Type-C passa alle cuffie, quindi al connettore classico da 3,5 mm. Poi ovviamente dentro la scatola c'è anche il famoso piripacchiolo, quello che apre il cassettino delle cuffie, il cassettino, scusate, delle SIM. Ci sono due nano SIM. Guardiamo un po' dunque questo telefono con il suo display da 5,99 pollici, è un IPS LCD con una definizione Full HD Plus 1080x2160. E quella che è la caratteristica fondamentale di questo telefono è il fatto di avere l'interfaccia che è quella di MIUI, quindi l'interfaccia di Xiaomi con tutte le sue personalizzazioni. Ci sono alcune cose che vengono spostate da una parte all'altra, no? Ad esempio, guardate, se andiamo nel menu del telefono non c'è la voce per decidere quanto tempo deve essere acceso il display. Questa cosa viene messa essenzialmente, vedete, nella parte invece dedicata alla schermata di blocco e alle password. Se scorriamo molto velocemente il menu, potremo notare che è molto simile a quello del Redmi Note che abbiamo visto qualche giorno fa. Diciamo che le voci fondamentali che danno la differenza rispetto ad altri prodotti è quella del display a schermo intero, cioè voi potete togliere i pulsanti a schermo, mettere le gesture, quindi avere la possibilità di usare queste gesture. Vedete, in questo modo, fermandosi, appaiono le applicazioni aperte, con un movimento dunque dal basso verso l'alto si va alla home, e poi invece con un movimento in questa direzione si torna indietro, quindi potete usare le dita oppure i tasti a schermo, che se vi è più comodo. Io l'unica cosa un po' particolare che ho trovato, che non sono riuscito a risolvere, è che quando voi scegliete di utilizzare le gestures, io non ho trovato il modo per ridurre la dimensione dello schermo e portare la modalità di uso del telefono ad una mano. Altra cosa fondamentale da notare è quella del secondo spazio. Il secondo spazio è lo spazio che viene essenzialmente dedicato ad una seconda configurazione del telefono. Potrebbe essere una configurazione privata, magari con qualche applicazione che non volete far vedere a terzi, oppure la versione magari privata del telefono che potete utilizzare per lavoro, quindi alternando completamente la configurazione. Poi insomma vedete batteria e prestazioni, l'account Xiaomi, le applicazioni di sistema, le applicazioni installate, le applicazioni clonate, quelle che potete utilizzare per il messaging, e poi avete una serie di impostazioni aggiuntive per controllare il LED di notifica, l'utilizzo ad una mano, la voce, insomma tutto quello che è la configurazione avanzata del vostro smartphone. Se diamo un occhio da vicino a Xiaomi Mi Mix 2S, vedremo che nonostante il display 18 noni non c'è alcun notch. Questo tra l'altro comporta che il display IPS LCD da 6 pollici abbia una superficie buona ma non esagerata rispetto a quella totale del telefono, 81,9% della superficie del telefono è occupata dallo schermo dal display. Curiosamente ci sono delle cornici, ce ne accorgiamo in questo modo, cornici molto ridotte nella parte superiore, un po' più generosa nella parte inferiore, perché la fotocamera frontale
digitale viene messa in questa posizione, che implica che quando si scatta un selfie il telefono venga girato, ma noteremo che poi ci dirà il telefono stesso quando dobbiamo scattare il selfie che lo dobbiamo fare. C'è un lato molto pulito, non ci sono praticamente interruzioni di sorta se non quello del cassettino per la doppia nano SIM. Sulla parte posteriore, anche in questo caso, parte molto pulita. Da questo lato invece il pulsante di accensione e poi il cosiddetto controllo del volume o volume rocker per quanto ci riguarda. Nella parte inferiore connettore USB Type-C e poi l'altoparlante, l'unico altoparlante presente sul telefono. Curiosamente, pur avendo delle superfici abbastanza, delle dimensioni piuttosto generose, questo telefono non ha il connettore jack per le cuffie, abbiamo visto infatti l'adattatore. Sul retro invece abbiamo il sensore dell'impronta digitale che viene messo in questa posizione e poi la sua classica fotocamera a semaforo con doppio sensore, un sensore Sony da 12 megapixel, un sensore sempre da 12 megapixel ma di Samsung, che è in pratica lo zoom, il telezoom, lo zoom, il telefoto, insomma il gruppo ottico con lo zoom avanzato. La versione della fotocamera di Sony, quella da 12 megapixel, fotocamera principale, ha una stabilizzazione ottica, non ha la stabilizzazione ottica invece la telefoto. Tra l'altro, altro dettaglio da notare, la fotocamera principale ha un'apertura 1.8 con una buona definizione, tra l'altro con il dual pixel focus, insomma ha una serie di proprietà avanzate. La fotocamera invece da 12 megapixel di Samsung ha un'apertura 2.4. Insomma, come si comporta questo smartphone di Xiaomi? Io direi bene, abbiamo visto già il software dunque con tutte le sue personalizzazioni, se vogliamo vedere anche il movimento, guardate con quale velocità gestisca ad esempio una pagina piuttosto pesante come quella del Corriere. Ovviamente non sono queste le prove da fare, l'editing di video, alcune operazioni fatte soprattutto quando si gioca con dei videogiochi ci dicono invece come possa funzionare il telefono, e vi dico che lo Snapdragon 845 è ovviamente una certezza. Ci sono due versioni di questo telefono, con 6 giga di RAM, con 64 o 128 giga di memoria interna, e poi una versione con 8 giga di RAM e 256 giga di memoria interna. Vi faccio vedere alcune delle applicazioni, ad esempio gli strumenti che sono messi a disposizione. Vi segnalo tra l'altro che qui non c'è il cassetto delle applicazioni, quindi dovete scorrere essenzialmente in orizzontale per raggiungere tutte le applicazioni che avete installato. Se volete utilizzare il cassetto delle applicazioni dovete installare un altro launcher, è molto facile. La soluzione software che propone il launcher originale è molto simile a quella di OnePlus, o forse quella di OnePlus è simile a quella di Mi Mix 2. Vedete, con uno swipe in questa direzione si accede a questa sorta di pannello di controllo del telefono. Vorrei farvi sentire anche l'audio del telefono, un audio con un unico altoparlante che viene proposto e che permette, vi faccio vedere, di avere un volume altissimo, bisogna dire un volume molto alto da questo punto di vista, sia per la riproduzione dell'audio che per l'uso come telefonata in viva voce. Il volume è molto ricco, molto carico, la definizione del suono non è esattamente il massimo, ma non mi aspetterei mai tanto da prodotti di questo genere. Software dunque molto veloce, molto pratico. Ci sono alcuni aspetti a cui bisogna abituarsi di EMUI, soprattutto per quanto riguarda alcune delle personalizzazioni che non sono immediatamente disponibili, però anche dal punto di vista del software, secondo me questo è un prodotto davvero molto molto performante. Uno degli aspetti fondamentali ovviamente è sempre quello della fotocamera, sempre molto diciamo ricercata, fotocamera che si comporta molto bene quando si tratta di scattare fotografie. Questo telefono ha ricevuto un punteggio complessivo da DxOMark di 97, quindi tra i migliori del mercato. Non è granché invece quando si tratta di scattare video, soprattutto con poca luce, diciamo che non è esattamente il massimo. Se volete, avete la possibilità di utilizzare anche l'intelligenza artificiale sulla fotocamera, che rileva il contesto in
cui viene utilizzata la fotocamera e riesce essenzialmente a darvi degli scatti che hanno i parametri ottimizzanti per la situazione in cui vi trovate. Avete dei filtri che sono quelli tipici di quasi tutti i prodotti in arrivo dall'Oriente, che sono stracolmi di filtri fotografici, e poi eventuali altre impostazioni del telefono con questo pulsante superiore che vi permette di controllare alcuni dei parametri. Anche il menu, essenzialmente nella parte alta del telefono, vedete, è contestuale a seconda dell'opzione che voi andate a scegliere, cambia la funzione che avete a disposizione, fino ad avere la versione Pro che vi permette di controllare tutti i parametri vitali della vostra fotocamera. Il tempo di scatto, vediamo un attimo di prendere questo oggetto come esempio, il mio mitico oggetto, ovvero portapenne. Vedete, tempo di scatto, tac, vedete come è stata memorizzata praticamente immediatamente. Questo invece è l'utilizzo della camera con apertura 2.4, la camera in questo caso di Samsung, che non è stabilizzata. Vedete, anche in questo caso lo scatto è praticamente immediato. Si può utilizzare per la modalità ritratto, per la profondità, la fotocamera, grazie sempre all'intelligenza artificiale, e poi alcune possibilità come il fatto di poter ingrandire gli occhi del soggetto, cambiare il tono della pelle, e vedete poi la modalità bellezza applicata, che serve ovviamente per levigare il vostro viso e far sparire le rughe. All'interno di questo telefono, il Mi Mix 2S, c'è una batteria da 3400 mAh con una ricarica disponibile con il Quick Charge 3.0. A proposito di tipologie anche di hardware, la porta USB invece è un USB 2.0. Volevo mostrarvi un po' di confronti di dimensioni, ad esempio questo con il display di LG G7. Vi faccio vedere questo display, perché guardate, sono entrambi a metà, ma guardate com'è diversa, al di là del fatto che siano diversi gli sfondi, com'è diversa la luminosità. Lo vediamo essenzialmente con probabilmente con il Corriere. Allora, qui c'è già, quindi non ci serve cambiare, lo facciamo da questa parte. Allora, Corriere della Sera, Corriere.it, vedete com'è, è molto a metà display, a metà della luminosità, molto più luminoso il G7, che arriva a 1000 nits di luminosità. Il display invece del Mi Mix 2S arriva ad una luminosità massima di 585 nits, e diciamo che insomma la differenza un po' si vede. Per quanto riguarda il funzionamento, poi sono entrambi con lo Snapdragon 845, quindi possiamo notare, ad esempio, vediamo se riesco a non è difficile, non usando le gesture su entrambi riuscire a compararli, però insomma essenzialmente vedete due prodotti che sono molto simili nella dimensione. Se invece pesco il OnePlus nella sua versione 6, ovviamente vedete come allora 5,99 pollici di Xiaomi, che sono più piccoli ovviamente rispetto alla dimensione che è più generosa del display di OnePlus, e anche la dimensione però generale del telefono è leggermente diversa. In questo caso però, insomma, nel complesso, come percezione nelle mani, i due prodotti si equivalgono. Diciamo che dal punto di vista del design, secondo me Xiaomi è proprio un po' più bello, cioè questo impatto con questo modello, con questa tipologia di retroceramica, bello anche OnePlus, ma in questo caso credo che Xiaomi abbia veramente una piccola marcia in più, un po' più elegante anche nella parte posteriore. Poi diventa sempre una questione di gusto, quindi insomma è difficile dare un parere che valga per tutti. Insomma, Xiaomi comunque con questo prodotto da 499 euro portato sul mercato italiano, secondo me è fortemente competitivo. Bluetooth 5.0, i valori SAR, perché me lo chiedete spesso, 0,542 alla testa, 1,593 al corpo, diciamo che si mette a metà nella classifica delle emissioni SAR. Fotocamera con ottime fotografie, ripeto, molto ben classificato anche da DxOMark. Video fotocamera frontale da 5 megapixel, così, diciamo che non è esattamente il massimo, però nel complesso questo è un prodotto che per rapporto qualità-prezzo trovo molto interessante. La domanda prima di salutarci è sempre quella: a voi piace?